Ben ritrovati a tutti, oggi vedremo insieme la Salomon Sanseride 3 per il trail. Giusto un breve disclaimer prima di cominciare: questa è una scarpa che è stata messa a disposizione da Salomon, grazie al rivenditore WeMove che ringrazio. Non sono stato pagato per questa review e queste sono le mie personali opinioni. Un peso di 316 grammi nella versione maschile, alta 27 mm nell'area del tallone e 16 mm nell'area dell'avampiede per un drop di 8 mm. Più pesante del modello precedente ed è disponibile sul mercato con un prezzo intorno ai 120-130 euro. Partendo dalla suola, l'ho provata su strada, sul terriccio, sul fango, in curva e in discesa, ed il grip è davvero buono in tutti i casi. Per quanto riguarda la durata della suola, essendo al primo utilizzo, posso solo dire che viene utilizzata la mescola Contact Grip MA, che stando alle dichiarazioni di Salomon dovrebbe avere una maggiore durata rispetto alla normale Contact Grip, che comunque, stando alle review dei modelli precedenti, dovrebbe garantire un'ottima durata. La mescola MA dovrebbe avere un po' meno grip rispetto alla mescola precedente, ma una maggiore durabilità che rende la scarpa anche idonea all'escursionismo e non solo al trail. Per la protezione del piede, specialmente da pietre appuntite, Salomon utilizza uno strato molto sottile di TPU, cioè il poliuretano termoplastico, per contenere il peso della scarpa. E devo dire che non ho avuto mai la sensazione di fastidio o addirittura dolore alla pianta del piede dovuto a qualche pietra particolarmente appuntita, anche se non ho avuto mai modo di testarla in percorsi molto tecnici. Il poliuretano termoplastico è un materiale davvero molto resistente, tant'è che Salomon sta usando questo materiale per lanciare una nuova scarpa più ecosostenibile, in quanto molto più resistente ed anche riciclabile, totalmente riciclabile, da cui poi verranno prodotti scarponi da sci. Grazie al sottile strato di TPU, devo dire che la sensazione è stata quella di indossare una scarpa da strada, che facilita la transizione punta-tallone, o che dovrebbe facilitare la transizione con tallone, per cui un'ottima sensazione. Inoltre, quello che ho potuto notare è che alla fine dell'allenamento la suola ha raccolto poco fango, nonostante il giorno prima avesse piovuto intensamente, e per cui la scarpa non si appesantisce molto durante la corsa. Passando all'intersuola, l'intersuola usa la OptiVibe ed è composta da due diverse schiume, come abbiamo già visto in altre scarpe della Salomon recenti, come la Confidence o la Accelerate. C'è uno strato più denso che agisce per assorbire gli urti e le vibrazioni sulla parte del tallone, e uno strato più leggero e morbido sottostante per favorire l'ammortizzazione. Devo dire che ho avuto, a differenza della modello Confidence recensito nel video precedente, la sensazione di una certa fluidità senza alcuna vibrazione in questo caso. Non so se è dovuto al profilo della scarpa, che non è piatto ma è curvo, ma ho notato la differenza, la sensazione è stata molto piacevole e confortevole, specialmente in una scarpa da trail, davvero un ottimo risultato. Devo dire che provandola in un allenamento non troppo lungo,
di circa 10 km, ma con molti sprint in salita, in discesa, in curva, non ho avuto problemi per quanto riguarda l'ammortizzazione né per quanto riguarda la stabilità. Infatti lo strato di schiuma è notevole anche in questa scarpa, che non è poi così leggera, è anche un po' più pesante rispetto alla versione precedente, ed anche in termini di dimensione non è proprio così snella. Va sicuramente bene a chi ha la pianta del piede larga e preferisce la stabilità invece che la reattività. Inoltre, per favorire la stabilità, l'intersuolo si estende sulla parte alta del tallone come fosse una guida per guidare e supportare l'appoggio. L'intersuola l'ho sentita anche più rigida sulla parte dell'avampiede e anche più reattiva, ma più morbida sulla parte del tallone. Durante gli allunghi devo dire che la sensazione decisamente migliore rispetto ad esempio alla Confidence. Il profilo curvo aiuta sicuramente, anche se comunque la scarpa mi è sembrata un po' meno elastica, dinamica e reattiva del modello precedente, un po' più stabile, per cui bene, ma avrei preferito più reattività invece di più stabilità. Ed infatti, guardando il peso di questo modello, è più pesante rispetto al modello precedente, considerando che la tomaia è più leggera e la suola è simile al modello precedente. Il peso in più è tutto sull'intersuola per la schiuma utilizzata, quindi si è data priorità più al comfort che al resto. La tomaia è costituita da una rete a strato singolo molto traspirante a mio parere, anche confrontandola con il mio personale benchmark, che è la tomaia dell'Adidas RC2. L'ho infatti provata in una giornata davvero calda scorsa settimana, e il piede è rimasto abbastanza fresco. Non ho potuto purtroppo provarla sotto la pioggia, ma solamente sul fango, per cui non posso dire se si asciuga rapidamente o no, ma ho avuto la sensazione che, essendo molto leggera, alla fine si possa asciugare abbastanza velocemente. Sulla parte del tallone c'è una conchiglia ben imbottita che mi aspettavo più rinforzata, soprattutto in una scarpa da trail, ma che comunque devo dire mi ha garantito un'ottima stabilità sia durante gli allunghi in curva sia in discesa che su terreni un po' più accidentati, abbracciando bene la parte del tallone senza attriti o fastidi, per cui davvero ben fatto. Sulla parte invece centrale del piede c'è il sistema chiamato SenseFit, che è un tessuto inserito tra gli strati della tomaia con un nuovo design che funziona bene. A me piace molto avere una tomaia che possa calzare bene e possa stringere bene il piede, ma garantendo sempre un certo comfort senza avere attriti vari che possono alla lunga dare fastidio. Ed in questo caso devo dire che alla fine dell'allenamento non ho avuto neanche la minima sensazione di fastidio. Sulla parte dell'avampiede è molto ben rivestito, è molto protettivo per quanto riguarda le dita dei piedi, è molto importante in scarpe da trail, ma anche in scarpe normali, per garantire una maggiore durata della tomaia. L'unico prezzo che si paga è la maggiore rigidità, che in discesa si sente un po' e fa un po' pressione sulle dita dei piedi, e per cui a lungo andare il percorso in discesa potrebbe dare fastidio, ma d'altronde non si può avere tutto nella vita. I lacci sono in Kevlar, nella configurazione classica delle scarpe da trail, e gli occhielli sono in questo caso in stoff per offrire un maggior comfort, ed effettivamente questa è stata la sensazione che ho avuto. L'unica cosa che ho notato, ma magari solo un difetto della scarpa da test che mi hanno dato, è che per la scarpa destra il laccio si è allentato un po' durante l'allenamento e l'ho dovuto stringere una seconda volta, e comunque fino all'allenamento l'ho trovato di nuovo un po' lento, mentre per la scarpa sinistra il laccio ha funzionato perfettamente. Potrebbe essere un difetto del sistema di bloccaggio, ma devo dire che è la prima volta che mi capita con le Salomon. La linguetta è molto ben fatta, ha pure una taschina per inserire i lacci dopo averli stretti, ed è di tipologia a soffietto, per cui noi già conosciamo i pregi e i difetti. Il pregio è che sta, diciamo, ben in posizione, ma il difetto è che aggiunge uno strato di stoffa internamente, e per cui rende generalmente la scarpa meno traspirante. Tra l'altro, la linguetta, come negli altri modelli Salomon che ho provato, è sempre ben imbottita, non troppo e non poco, ma il giusto, soprattutto sull'area dei lacci, per garantire un certo comfort. Relativamente alla soletta, l'ho trovata molto ben fatta, di 5 mm, comunque non ho avuto alcun problema sin dai primi chilometri fino alla fine dell'allenamento, mi ha garantito un ottimo comfort. Tra l'altro, come si può vedere, ci sono degli intagli che probabilmente
favoriscono la flessibilità ma anche la ventilazione. In più sulla parte del tallone è più spessa per garantire un maggior comfort e quindi devo dire che è davvero una soletta ben realizzata. Per quanto riguarda l'estetica, questa colorazione non mi piace affatto, anche se dicono che sia di moda, ma comunque questi sono gusti personali. Ho visto che ci sono diverse colorazioni, io preferisco quelle in blu. Il prezzo mi sembra piuttosto adeguato e conveniente in confronto alle altre scarpe presenti sul mercato che offrono più o meno le stesse caratteristiche. Per cui, passando alle conclusioni, mi sembra una scarpa da trail versatile, che si può usare anche per l'escursionismo grazie ai materiali usati, sicuramente adatta anche a chi ha la pianta del piede larga, in quanto mi sembra più larga del modello precedente. Grazie al suo profilo curvo aiuta sicuramente la transizione punta tallone, che però a mio parere resta comunque un po' lenta e non mi ha convinto come negli altri modelli. Ovviamente per trail più tecnici opterei per una scarpa diversa, magari più agile, più reattiva, meno alta da terra, più leggera e con una sola, con un grip migliore, come per esempio nella Fellriser che ho avuto modo di provare, che è più o meno una via di mezzo, per esempio come è possibile vedere c'è molto meno schiuma in questa scarpa, oppure come una S-Lab per terreni più morbidi. Quello che vi posso suggerire, più che in altri casi, è di provare bene la scarpa prima di comprarla, in maniera tale che possiate valutare la vestibilità a seconda del vostro piede. Questo vale più o meno per tutte le scarpe, sia da trail, escursionismo che da strada. Detto questo, come sempre io vi ringrazio. Ragazzi, iscrivetevi al canale, è gratis, ricevo tante visualizzazioni da persone non iscritte al canale e così riceverete anche le notifiche ogni qualvolta ci sarà un nuovo video per restare aggiornati, l'aggiornamento è settimanale e il più importante per far crescere la community e il canale e quindi continuare a poter vedere insieme nuovi prodotti da running. Mi trovate anche su Strava o su Instagram, dove generalmente annuncio i video e potete trovare più dettagli sui miei allenamenti o sui test che sto svolgendo. Detto questo, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video e come sempre vi ringrazio e al prossimo video.